popolato l'area delle pareti di Comici, ha visto effettivamente il territorio come è rimasto da 20 anni a questa parte, è rimasto in qualche modo abbandonato e difatti è per noi una ferita importante che ogni volta che appunto la vediamo, ogni volta che la guardiamo effettivamente ci rendiamo conto che quell'area così importante, così ricca, anche piena di storia per noi, ma soprattutto anche importante da un punto di vista naturalistico, è un'area che non può rimanere abbandonata così a se stessa, ma deve essere in qualche modo valorizzata nei modi più opportuni. Io quello che le chiedo è quello che, e lo chiedo come Presidente del Consiglio e quindi rappresentante del Consiglio Comunale, quello che il Consiglio Comunale vuole e deve essere parte attiva in questo processo, perché per quanto si riguarda atti di programmazione e sviluppo del territorio è giusto che qualsiasi proposta comunque venga vagliata e venga comunque votata dal Consiglio Comunale. Quindi è opportuno che anche nelle fasi preliminari di redazione di qualsiasi proposta di sviluppo e di programmazione per quella parte del territorio, il Consiglio Comunale possa svolgere il proprio ruolo già da ora. Questo lo ritengo opportuno in modo che non si arrivi con, diciamo, un pacco già preconfezionato al civico consesso dicendo ai consiglieri scegliete se vi piace o non vi piace. Questo è il modo sbagliato. Il modo giusto è invece quello di far sì che il Consiglio Comunale e tutti i consiglieri possano partecipare insieme alle articolazioni delle varie commissioni consigliari già nelle fasi preliminari. Per questo abbiamo chiesto, io anche, devo dire altri consiglieri comunali, di poter partecipare a questo tavolo tecnico con una rappresentanza di consiglieri comunali, in modo che il Consiglio Comunale, già da subito attraverso le articolazioni delle proprie commissioni, possa cominciare a svolgere il proprio ruolo, possa dare i propri indirizzi anche al tavolo tecnico e far sì che appunto i due organismi, quindi il Consiglio e il tavolo tecnico, camminino parallelamente, ma non in maniera, diciamo, parallela, ma in modo che ogni tanto si incontrano in modo da avere questo scambio e quindi far sì che la proposta effettivamente sia una proposta condivisa al massimo, anche perché dico, il Consiglio Comunale è la massima rappresentanza della popolazione, della cittadinanza, e quindi è giusto che rappresenta tutte le parti, di maggioranza e di minoranza di questo governo. Quindi è giusto che già dalla fase iniziale questo Consiglio venga, diciamo, messo nelle condizioni e lavori parallelamente. Concludo dicendo, Presidente, non posso non in qualche modo intervenire anche in questo senso. Io la ringrazio, dicevo, per l'attenzione che le ha posto per la problematica del cavo di Poggio, però qui c'è anche un'altra questione che è abbastanza sentita. Mi dispiace, diciamo, dirlo, mi dispiace un po' in qualche modo andare un po' fuori tempo, però io credo che dobbiamo dare anche la giusta attenzione all'ospedale di Lipari. L'ospedale di Lipari purtroppo negli ultimi anni sta subendo un processo purtroppo di ridimensionamento in tutti i sensi, sia da un punto di vista anche del personale. Io capisco le difficoltà che ci sono state mostrate spesso nel trovare, nel reperire il personale. Questa non è una riunione per i giornalisti. Ah, scusi. Chiedo questa cortesia, grazie. Però effettivamente per noi è una questione importante. Oggi come oggi all'ospedale, se si va di notte, non c'è un cardiologo. C'è un anestesista che viene soltanto uno, che lo mandano dalla terraferma e per il quale non può operare se non nelle urgenze, quindi di fatto qualsiasi attività è paralizzata.